Chiesto di rinunciare a mio figlio. Adesso, se non ti dispiace, dimmi dove è il bambino. Amore mio, quanto sei bello. Amore, amore. Come sei bella, come sei bella. Signorina. Signorina. Il bambino deve mangiare. Immobilità fisica, silenzio forzato, punizioni, premi e castighi, banchi pesantissimi, sedili bloccati, lavagne così alte da essere fatte su misura per i maestri anziché per gli alunni. Tutto nella nostra scuola sembra essere pensato per reprimere le abilità naturali del bambino. Lei è un mio allievo? No. Meglio così. Avete qualche osservazione? Quella lavagna così alta, come ha detto lei, è pensata per la maestra, non per gli allievi. Ma in una classe la maestra è una e gli allievi almeno 40. È giusto. E la scuola non dovrebbe essere la casa degli insegnanti, ma la casa dei bambini. Altre osservazioni? E quel banco, dottoressa Montessori, è vuoto. Sì, questo lo vediamo tutte. Fino a che non ci sarà seduto un suo allievo, chi le potrà dire che le sue teorie sono giuste? Sono anni che studio i bambini delle scuole di Roma. Un conto è osservare i bambini, un conto è stare con loro. Quando queste ragazze cominceranno a insegnare ad applicare i miei metodi, vedrà che non è così. E quanto tempo vi servirà ancora? Pochissimo. Lei è venuto qui per provocarmi? No, per parlarle. Mi chiamo Edoardo Talamo, sono un ingegnere. A San Lorenzo vivono 30.000 abitanti, fuori da ogni controllo. È una città sommersa. La vergogna di Roma è che Roma si rifiuta di accogliere. Prostitute, mendicanti, gente senza lavoro, pregiudicati. Ma come se lo finiti qui? Perché questi tuguri sono le uniche case di Roma a non avere un padrone. E senza padrone non c'è l'affitto. Però restano la violenza e la sporcizia. Sì, è così. Di notte in queste case dormono fino a 20 persone, tutte insieme. Donne, bambini, vecchi, uomini che magari si conoscono appena. La gente più debole vive esposta ad ogni sopruso. Venga, le faccio vedere una cosa. Vede quei palazzi? Tutta San Lorenzo dovrà diventare così. E queste sono le nostre nuove abitazioni. Molto presto faremo trasferire qui un buon numero di famiglie e tutto il quartiere San Lorenzo diventerà come questo isolato. Che cosa muove tanta generosità? Beh, se il progetto funziona, contiamo di ottenere un buon finanziamento dal governo per poter fare altrettanto in tutta Italia. Vogliamo fare un buon investimento sociale con un onesto guadagno economico, nient'altro. Mi sembra un progetto bellissimo, ma non capisco cosa c'entrino le sue abitazioni con i miei banchi vuoti. Tutti questi bambini sono troppo piccoli per andare a scuola, i loro genitori lavorano, non possono seguirli. Quando le case saranno pronte, distruggeranno tutto. I miei investitori sono banchieri, non filantropi. Se si accorgono che i loro palazzi vengono deteriorati, non metteranno altri soldi. Io non mi occupo di bambini così piccoli. Mi dia una scuola elementare e io la seguo. Ma lei si è occupata per anni di bambini ritardati, questi non saranno tanto peggio. Io insegno pedagogia, non sono una maestra d'infanzia. Questi bambini senza di lei resteranno abbandonati a se stessi. Avevo capito che era la conservazione dei suoi palazzi a preoccuparla. È vero, ma io pensavo che lei fosse migliore di me. Forse si sbagliava. Grazie comunque per aver pensato a me. Mi lasci comunque che l'accompagni. È pericoloso. No, la ringrazio. Vado da sola. Vieni qua! Va! Diamo i miei soldi! I soldi! I miei soldi! Lo lasci! Lo lasci, un bambino! Mi ha rubato i soldi! Scappa! Lo lasci!
Mario, ma che fai? Quante volte devi stare attento, eh? Buongiorno. Guarda chi c'è, la signorina Maria. Non mi aspettavo di vederla così presto. Si sarà alzata all'alba. Come stai, Mario? Per fortuna che sei arrivata. Devo farti vedere una cosa. Si è già sporcato. Volevo farglielo trovare un po' in ordine, ma non ci sa stare tranquillo. È un bambino. Deve stare comodo. L'importante è non perdere la pazienza. Ciao. A cosa ti servono quei legni? Voglio costruire una casa, lontano da tutti, quando gli altri mi fanno arrabbiare. Solo per te? Anche per te, se ci riesci a salire. Eccola qua. Ma perché, scusa, secondo te io non ce la faccio? Secondo me no, sei troppo elegante. Ah sì? Ecco fatto. E chi sarebbe troppo elegante, eh? Chi sarebbe aiuto! Troppo elegante? Tra quanto vai via? Tra poco. Ma però abbiamo ancora tutto il pomeriggio da passare insieme. E poi? E poi torno. Quando? Presto. Non appena avrò un po' di tempo libero. Io devo lavorare, sai. Insegno a delle maestre che poi insegnano ai bambini della tua età. Quando io non ci sono, tu stai con i tuoi genitori. Ernesto e Teresa non sono i miei genitori. I miei genitori non ci sono più. Però loro ti vogliono tanto bene. Tu devi essere contento quando stai con loro. Io devo continuare il mio lavoro. Non sai quanti bambini posso aiutare. Sono tanti? Tantissimi. E tu li aiuti tutti? Ecco, vede cosa le dicevo. Vede cosa succede all'intonaco quando si infiltra l'acqua, no? La mappa. Buongiorno. Dottoressa Montessori. La scuola deve essere al piano terra, con grandi finestre, voglio che sia piena di luce. E aggiunga anche uno spazio all'aperto, da dedicare ai giochi e all'orto. Lo sapevo che non mi avrebbe detto di no. Ma anch'io non sono rimasto con le mani in mano, sai? Le voglio presentare una persona. Venga. Ecco, l'abbiamo messo là, così... Il dottor Cardi. Un funzionario del ministero che si occupa di progetti speciali. Sì, ci conosciamo. L'ho invitato a vedere la nostra scuola, per ora la finanziamo noi, in collaborazione con le famiglie, ma se in futuro il governo potesse darci una mano... Vedremo. È davvero un piacere rivederla, dottoressa. L'ingegnere mi aveva accennato a un suo coinvolgimento, ma sinceramente non pensavo che accettasse. E perché no? Beh, perché lei ormai è una pedagogista di fama internazionale, un'insegnante universitaria e qui vede al massimo... C'è bisogno di qualcuno che faccia un po' di beneficenza. Segua il nostro lavoro e vedrà che non sarà così. Sì, guarda che disastro. Ma cosa fa? Fermi, fermi! Ma cosa fa con quella gallina? Andiamo! Ma guarda questi... Ma dove credete di andare, tutti?
disastro, è un vero disastro. Non deve arrabbiarsi, non hanno mai avuto una casa, come fanno a sapere come va tenuta? Buongiorno. Buongiorno. Le tue compagne? Non è venuta nessuna? Dovevano studiare perché questo qua è il periodo dei esami. Allora, non siete curiosi di vedere la nuova scuola? Andiamo. No. Non erano questi i parti. A parte le sedie non c'è niente di quello che le avevo chiesto. Mi dispiace, ma di più, oltre quello che vede, non le posso dare. Non abbiamo soldi. Lei mi ha imbrogliato. Per il mobilio ci siamo dovuti accontentare di quello che abbiamo trovato. Dottoressa, perché si arrabbia tanto? In fondo che differenza c'è? L'organizzazione dello spazio è essenziale nella mia pedagogia. Ehi, ehi tu! Fuori di qui! Fila via! Ma cosa fa? Questa è la casa dei bambini! Questa è la casa dei figli delle famiglie oneste, con un lavoro magari modesto. E mi creda, non è certo il caso della madre di quel bambino. L'ingegnere ha ragione. Sono sicuro che lei avrà già abbastanza problemi con i figli delle famiglie normali. Ma, un momento. Quel bambino mi ha rubato il portafogli. Ma è sicuro? Ma certamente, mi ha rubato il portafogli. Ma chi le dice che sia stato il bambino? Potrebbe esserle caduto. Andiamo a cercarlo. Gli esami non c'entrano, eh? Tue compagne non verranno mai qui, vero? La paga è troppo bassa e il posto è troppo pericoloso. Puoi andartene anche tu se vuoi. Lei se ne va? No. E allora resto anch'io. Cosa hai fatto tu? Adesso vuoi comprare i banchi nuovi? Ma ha fatto bene. Teniamolo e compriamo qualcosa per la scuola. Anna! Se lo meriterebbe. Gli diremo che l'abbiamo trovato per terra. Dai, adesso ti accompagniamo a casa, che se quei due ti trovano, la pensi mica liscia, eh? Buongiorno. È solo un ragazzino e ruba perché c'ha fame. Nelle case dei beni stabili stiamo aprendo una scuola per bambini dell'età di suo figlio. Io volevo solo chiederle di mandare anche lui. Giovanni è come me. Non è nato per studiare, non ci sa sta tranquillo. Non si preoccupi, l'importante è che cerchi di tenerlo pulito come gli altri bambini. Ho visto un dovivo. Si può essere puliti quando non ci sta l'acqua. Lei mandi il bambino a scuola, il resto ci pensiamo noi. Grazie. Questi bambini sembrano così diversi da quelli di cui si parla nei libri di pedagogia. È il motivo per cui ho accettato. Loro sono come un libro bianco su cui noi saremo le prime a scrivere. Vedrà che tra qualche mese non li riconosceremo neppure. Oggi, guardando le loro famiglie, ho capito qual è il nostro compito. Noi dobbiamo aiutarli a crescere, ad essere autonomi. L'ho scandalizzato quando ho detto quella cosa sui soldi dell'ispettore. Ma no. Mi sono ricordato com'ero io da giovane. E poi anch'io sto ingannando Talamo e Carli, eh. Mi avevano vietato di tenere a scuola Giovanni. No, non li stai ingannando. Si sta solo comportando come farebbe ogni madre per dare un futuro migliore a suo figlio. Non esagerare, non è così. È vero, io ho visto come li difende. È come se questi bambini fossero tutti i suoi figli e lei fosse la migliore delle madri. Per loro farebbe qualsiasi cosa. Ma il signor Montesano è d'accordo? No. Anzi, preferirei che non ne sapesse nulla. Io le sto solo chiedendo di portare Mario per qualche giorno a Roma. Fargli vedere la città e la mia scuola. Ma tutto quello che abbiamo lo dobbiamo ai signori Montesano. Questa casa, le terre. Se per questo anch'io potrei aiutarla, se lei me lo permette. No, io non voglio i suoi soldi. No, infatti... No, mi scusi.
scusi davvero. Cerchi di perdonarmi. Guarda cosa ti ho portato. Non ti piace? Guarda. Mario, non lo guardi neppure. Dove vanno, secondo te? Raccolgono il cibo per l'inverno. Poi, quando avranno finito, torneranno nel loro nido. Tu chi sei? Come chi sono? Sono Maria. Sì, lo so. Ma perché mi vieni a trovare? Perché sono un medico. E ti ho visitato quando eri molto piccolo. Poi ti ho preso in braccio e mi sono affezionata. Tu sei quella che mi ha visto più piccolo di tutti. Sì. Tu e la mia mamma. Sì. Io e la tua mamma. Mi ricordo. Cosa ti ricordi? Di quando mi prendeva in braccio. Ci assomigliava, ma era biondo. No, non mi assomigliava. Però era bionda. E bellissima. E voleva sempre stare con te. Vuoi che la aggiustiamo? Maria, come va? È dai tempi della tua prima autopsia che non ti vedevo con una faccia come questa. Anche non sono più sicura di aver fatto la scelta giusta. La scuola è bruttissima. Ha mobili pesanti, lugubri. Sembra un ufficio. I mobili si cambiano. L'unica cosa importante sono i tuoi bambini. I mobili si cambiano se ci sono i soldi. Noi non ne abbiamo. Non ci siete mica solo voi a questo mondo, no? Io conosco un mucchio di signore della buona società che non sanno come spenderli e non vedono l'ora di fare qualche cosa che le faccia sentire utili, no? Magnanime. Sai che cosa faremo? Faremo una festa il giorno dell'inaugurazione e li inviteremo tutti. Oh sì, guarda, sono anni che non cucino. Mi manca proprio una bella festa da organizzare. Vieni, facciamo una lista delle persone da invitare. Ti è sempre piaciuto, anche quando eri piccola. Te lo regalo. Portalo nella tua scuola. I bambini hanno bisogno di cose belle. Mi manca Mario. Ieri ho chiesto a Teresa se potevo portarlo un po' a Roma. E cosa ti ha detto? Che lei deve tutto ai signori Montesano. E cosa ti aspettavi? Maria, devi fartene una ragione. Non puoi cercare di essere per lui quello che non potrai mai essere. Ringrazia per quello che hai, che è bello, che è sano, che puoi vederlo. Lui è felice, sai, non gli manca niente. Tranne sua madre. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. E dov'è poi che l'ha trovato? A terra. Le deve essere caduto quando il bambino l'ha urtata. Grazie ancora. Dottoressa, sono venuto perché la stimo, ma Talamo non deve farsi illusioni. Lei sa bene che al ministro purtroppo non interessano i bambini così piccoli. Io sono sicura che quando conoscerà questa scuola cambierà idea. Sia sui bambini piccoli che sul mio progetto di scuola elementare. Speriamo. Mi scusi,
Grazie. Hai visto? Abbiamo messo anche il tuo giocattolo. Venite! Prego, venite! Lasciateli, lasciateli! Lasciateli liberi! Questa è la loro casa. È sicura, signor? I figli nostri mica sanno sta fermi. Come fate a tenerli? Voi siete signorine così delicate. Ma no, noi li conosciamo bene, i bambini. Non si preoccupi, non ci sarà nessun problema. Venite, bambini. Allora, la scuola attuale castiga la miseria, la povertà, la sventura. Noi invece qui a San Lorenzo... Hai visto, l'hai fatto? Eh? Ma chi le ha detto di toccare la bambina? Ma lo vede, con queste bisogna far così, sa. Beh, qui non è a casa sua. In questa scuola non ci sono punizioni. Dicevo, noi non chiediamo la beneficenza. Non vi chiediamo aiuto perché siamo poveri, ma perché qui, in questa scuola, questi bambini porteranno una luce così forte, così accecante nell'educazione da cambiare completamente la storia della pedagogia. Non le sembra di esagerare? Ma questa è solo una scuola per bambini emarginati, sa. Andiamo, andiamo, che è meglio. Toglietevi di mezzo voi! Ciao! Temo che stavolta il suo entusiasmo non la porterà lontano, dottoressa. Deve imparare a rassegnarsi. E poi non si possono fare sempre i miracoli. La saluto. Non si deve aspettare troppo da loro, signori. Noi siamo una mala pianta tutti quanti. Ci vuole pazienza. No, sono sicura che siamo noi che abbiamo sbagliato. Ma non so ancora cosa. Che la vuole prendere in braccio? Nessuno di voi saprebbe fare altrettanto. Grazie, Aurora. Sentite il suo respiro com'è delicato. Nessuno sa respirare come lei, senza fare rumore. Shh. Ascoltate com'è bello il silenzio. Quanti rumori possiamo sentire se stiamo tutti zitti. Giovanni, ma cosa stai facendo? Chi ti ha detto di aprire l'armadio? Non lo sai che a scuola le cose si prendono solo quando si è autorizzati? Dai, non lo riproveriamo. Non ha fatto mica niente di male. In fondo si è solo dimostrato autonomo. Guarda cosa fanno, guarda. Non hanno scelto nessuno dei vecchi giocattoli.
E giocano col nostro materiale didattico. Questo significa che avevamo ragione. I bambini si divertono quando imparano. Sì, però non stanno nei banchi. Che male c'è. Piace a tutti lavorare comodi, no? Ma c'è ancora una grande confusione, però. Ma quello è lo spazio. Noi li dobbiamo aiutare ad essere ordinati. Uno spazio costruito su misura per loro. Forse possiamo già cominciare a fare qualcosa. Quanti servizi avete già cambiato? Nessuno. Piatti, bicchieri, vasi, sono tutti frangibili. Se il bambino rompe qualcosa, capisce l'errore e la volta dopo starà attento. E non avete banchi più comodi anche per gli insegnanti? Questa è la casa dei bambini. Vedete, tutti i materiali sono costruiti con il principio dell'autocorrezione, un po' come avviene per i piatti e i bicchieri. Il bambino capisce da solo se sta sbagliando. Per questo una sola maestra può lavorare con un numero così alto di bambini. Mi sembra un bellissimo esperimento. Non è un esperimento. Tutti i bambini potrebbero stare bene come i nostri. I miei metodi possono essere applicati anche alle scuole elementari. Però vede, dottoressa Montessori, noi qui in Italia abbiamo il problema dell'analfabetismo, non quello dei piatti sporchi. Senta, lei sa com'erano questi bambini il primo giorno di scuola? Perché non vuole darmi fiducia? E va bene. Mi faccia avere qualche cosa di scritto e vedrò che cosa si può fare. D'altronde ha ragione. Prima o poi il ministero si dovrà occupare anche dei bambini più piccoli. E allora forse finalmente verrà anche il vostro turno. Bambini, sono le 5. Potete andare. Ogni volta che la rivedo, mi chiedo perché una donna bella e piena di talento come lei si sia rinchiusa qui dentro. Perché non amo le persone mediocri. I bambini sono la parte migliore dell'umanità. Prima di venire? Volevo fargli una sorpresa, dov'è? Mi dispiace, ma Mario non vive più qui. E dov'è? Sta in collegio, a Firenze. Ma da quando? Dottoressa, lei ci deve lasciare in pace. Io non voglio più guai con il professore Montesano. E poi io faccio solo quello che mi dice lui. Ma come ti sei permesso? Vedo che sono passati 10 anni e ancora non hai imparato a bussare prima di entrare. Perché Mario è in collegio? Mi avevi promesso che l'avresti fatto crescere in una famiglia. L'ho fatto per lui. Voglio che abbia un'educazione diversa. E poi Firenze è una città bellissima. Certo. Bellissima e abbastanza lontana da impedirmi di andare a trovarlo quando voglio. Abbastanza lontana da impedirti di avere altri colpi di testa. Ho saputo che hai offerto dei soldi a sua madre. Sono io sua madre. E comunque, eravamo d'accordo che non sarebbe mai venuto a Roma. Volevo solo fargli vedere la mia scuola. Perché continui ad inseguire quel bambino? Lui ha già un padre e una madre, ed è felice, e non ha bisogno di noi. Che cosa vuoi da lui? Perché non la smetti di vivere tutto come se fosse una sfida? Per me Mario non è una sfida. Invece sì. E se tu gli volessi bene davvero, lo lasceresti vivere,
senza rincorrerlo con le tue ossessioni. Io voglio sapere come ti trattano. Se vai bene a scuola non ti danno problemi. E se non vai bene? Io sono il più bravo della classe. Promettimi una cosa, che se c'è qualcosa che non va tu mi scrivi e me lo racconti, capito? Ma vi fanno imparare tante cose a memoria? Abbastanza. C'è un giardino bellissimo, sai? Ah sì? Sì, è pieno di insetti. Eccola. Noi siamo qui per ringraziarla per quello che sta a fare per i nostri figli, veramente. Lei è l'unica che ha creduto che in loro ci poteva essere qualcosa di buono. Io non ho fatto niente. Li ho solo aiutati a scoprire il tesoro che avevano dentro. Perché non gli insegna anche a leggere e a scrivere? Ma per quello ci sono le scuole elementari. Ma nessuna scuola è buona come questa. E nessuna maestra è brava come lei. Noi per sopravvivere abbiamo imparato a chinare la testa. Lei invece è differente da noi. Lei non si arrende. Non ce può dite no. Tanto le avevamo già pronte, no? Cosa ci fai ancora qui? Ti abbiamo detto che non ci puoi stare, vai via. Vai via! Ma come si permette di parlare al bambino con questo tono? Lei qui è un ospite. Sì, ma un ospite molto ricercato. Non è lei che vuole che il suo progetto si estenda in tutta Italia? Lei dovrebbe essere un educatore. Come le viene in mente di ricattarmi? Giovanni? Giovanni! E lei come si permette di parlarmi con questo tono? Ma che succede? Succede che alla dottoressa Montessori piace fare di testa sua. Dottoressa Montessori! Il dottor Cardi ha ragione. Come possiamo chiedere a queste famiglie di rispettare un regolamento quando noi stessi facciamo quello che ci pare? Giovanni, voglio che torni a scuola. Che è successo? È merito di Giovanni, che torna da scuola e mi spiega come si fanno le cose. Certe volte se non fosse figlio mio mi offenderei. Mi dice pure come lavare, cucinare. Beh, certo, se stavo nelle case nuove con l'acqua corrente era tutto più facile. Dai, Giovanni, torniamo a scuola. Ma il bambino sa scrivere. Sì, è il primo in casa nostra. Nessuno è andato a scuola mai. Ma che ha scritto? Una sua opinione. A tutti i bambini sanno leggere? Sì, anche scrivere. Anche quelli di 3 anni? Ma certo, perché si stupisce tanto? La dottoressa è abituata a fare queste cose. Ha fatto anche scrivere i bambini del manicomio. Però ciò non toglie che il bambino a scuola non ci doveva stare. Sì, ma chi se ne importa se ci doveva o non ci doveva stare? Ma si rende conto di quello che fanno i bambini nelle nostre scuole? Ma questo è un miracolo, bisogna dirlo in giro. Bisogna chiamare la stampa. Lei riprenda Giovanni a scuola e faremo quello che vuole.
Dobbiamo aiutare il bambino ad agire da sé, a volere da sé, a pensare da sé. Il bambino, che chiude in sé il segreto della nostra natura, deve diventare il nostro maestro. Questo è il primo lotto che abbiamo ristrutturato. Sembrava un'impresa impossibile, poi ce l'abbiamo fatta. È possibile entrare nella casa dei bambini? Dicono che i bambini siano buoni da soli e che a 3 anni sappiano già scrivere, è vero? Ci fa conoscere la dottoressa Montessori. Ecco la casa dei bambini. Oh. Venite, venite. A quanto pare la dottoressa Montessori si diverte a farle ombra. La dottoressa dimentica un po' troppo spesso che questa scuola è nostra e che lei qui è soltanto un ospite. Io qualche anno fa avevo cercato di metterla in guardia contro la sua arroganza, ma lei non mi ha voluto ascoltare. Era troppo abbagliato dai suoi risultati. Ancora non la conoscevo bene. Ormai si comporta come se l'idea di questa scuola fosse stata sua. Io... è veramente difficile andare avanti così. Per la gente il nostro progetto non esiste più. Ci sono solo le case dei bambini. E allora perché non glielo dice? Ormai il mondo è pieno di scuole Montessori. Non credo che per la dottoressa sarebbe un problema seguirne qualcun'altra. Sì, credo che lei abbia ragione. Le devo parlare. Ah, non vai a scuola oggi, Gianna. Ah. Quando ti rimetti mi devi promettere che verrai a trovare Mario. Si è fatto così grande. Perdonami. Di cosa? Lo sai. Io so che non potevi fare altro. Sono io sua madre. Io ho sbagliato. Ti ho lasciato sola. Non ti ho... Quando mi hanno portato via Mario, mi sono detta verrà un giorno in cui sarò diventata così famosa, così potente, che sarà il mondo ad avere paura di me. E allora me lo riprenderò. Ma non è vero, quel giorno non verrà mai. Adesso quando lo guardo non ho paura degli altri, di suo padre. Ho paura di lui, del suo sguardo, delle sue domande. Del suo amore che non mi sono meritata. Dottoressa Montessori, so che per lei è un momento molto difficile, ma io le devo parlare. Non la volevo disturbare. Grazie, sono bellissimi. E che oggi mi fia preso la licenza elementare. Col massimo dei voti. Sei stato bravissimo. Tutto quello che ci hanno avuto i figli miei lo devono a lei. Io non sono stata una buona madre. Non gli ho mai dato il buon esempio. Non gli ho dato da mangiare. Non li ha abbandonati. È rimasta sempre con loro. Nella miseria, nel freddo, nella gioia. E questa è una buona madre, nient'altro che questo. I suoi figli lo sanno e saranno fieri di lei per tutta la vita.
Ciao. Com'è, sei qui? Sono tornato ieri da Firenze. Mi sono iscritta a Scienze Naturali, sai? Che bravo che sei. È venuta a trovarmi la dottoressa. Eravamo d'accordo che non sarebbe più venuta senza avvisarci. Tu vuoi che vada via? No. Allora resto. Non può. I signori Montesano non vogliono. I signori Montesano. Ma non è stanca di nascondersi dietro alle loro prepotenze? Dica, quante volte li ha visti in questi anni venire a trovare Mario? Preoccuparsi per lui? È l'amore che dà diritto di decidere della vita di un ragazzo. Non un cognome, dato solo per togliere un figlio a chi l'ho partorito. Tu sei mia madre. Sei già più alto di me. Sei stanco? Ti preparo la camera? Vuoi farti un bagno? Aspetta che vedo. Ci sono i vestiti di tuo nonno. Domani compriamo qualcosa di nuovo, Ti preparo il letto. Che veramente non ho ancora cenato io. Ho sbagliato qualcosa? No. Mangio peggio dei tuoi bambini. Recupereremo. Hai ancora fame? No. Mario, ascolta, c'è una cosa che devo chiederti. Anche se non è facile. Io sono felice che tu viva con me. Ma fuori di qui, il mondo non è pronto per accettare che una donna abbia un figlio senza un marito. Cosa dovremmo dire, quindi? Che sei mio nipote. Però qui in casa, se vuoi, puoi chiamarmi mamma. No. Ti chiamerò Maria, come sempre. Sarà più facile non sbagliarsi quando saremo in mezzo agli altri. Vado a prepararti il letto. Perché non mi hai voluto? Io ti ho sempre voluto. Ero sola. Tuo padre stava per sposare un'altra donna. E tu per legge eri suo figlio, non il mio.
Io non potevo tenerti senza il suo consenso. E perché gliel'hai permesso? Non lo so. Hai sfidato il mondo per i figli degli altri. Non sei riuscito a farlo per me, caro il tuo. Io ti ho sempre amato. E non permetterò più a nessuno di portarti via da me. Se tu mi vuoi. Aspettavi qualcuno? No. Sono venuti a prendermi. Vai in camera tua e chiuditi dentro. Si può sapere che cosa hai combinato? Mario è in camera sua. Non preoccuparti, non corre il rischio di vederti. Devi riportarlo a casa. È già a casa. Mario è grande, dirò a tutti che è mio nipote e non ci sarà nessuno scandalo, né per te né per me. Se mi concedi l'affido. Tu non ti arrendi mai. E tu? Non sei stanco di passare tutta la vita a combattere contro un figlio e una donna di cui non ti è mai importato nulla? Non è vero che non mi è mai importato nulla di te. Io ti ho amato, Maria. Ti ho amato come non ho mai amato nessun'altra donna. È solo che non ce l'ho fatta. Io non ero nato per sfidare il mondo, per le grandi imprese. Tu eri troppo brava, troppo intelligente, troppo tutto. E io non potevo darti quello che volevi da me. E ho perso. Abbiamo perso tutti e due. Ma perché Mario deve continuare a pagare per i nostri errori? Lui vuole stare con te. Sì. Domani ti farò avere i documenti. Mi odi? No. Se ti ho amato, non lo ricordo più. Era mio padre? Sì. Ha detto che può restare. Se ti affaccio alla finestra lo vedi. Non mi interessa. I figli sono di chi li ama, non di chi gli dà il cognome. Non ci posso credere. Lei mi ha rubato un'idea, l'ha travisata e adesso se ne prende anche il merito. No, le cose non stanno esattamente così. E poi guardi, dottoressa Montessori, che la sua non è l'unica esperienza pedagogica in Italia con i bambini delle scuole d'infanzia. Ma è l'unica ad essere nota in tutto il mondo. Mi dispiace, ma il Ministero ha scelto un altro modello educativo. Vede, secondo i nostri esperti, e io non mi sento di contraddirli, lei ha lavorato in situazioni che riflettono poco la realtà dei bambini italiani. Ma non è vero, nelle mie scuole ci sono bambini di tutti gli ambienti. I figli degli operai a San Lorenzo, gli orfani di Via Giusti, i bambini ricchi del Pincio e anche a Milano. Sì, ma sono tutti bambini di città che vivono in realtà piene di stimoli. Mentre il vero bambino italiano è un bambino di campagna, emotivo, bisognoso d'affetto, delle cure di una madre. Ed è per questo che chiameremo le nostre scuole scuole materne. Anche noi teniamo conto dell'emotività del bambino, ma vogliamo anche renderlo autonomo. È inutile che insista, tanto ormai la decisione è presa. La verità, dottoressa Montessori, è che lei non è una madre. E mi dispiace dirlo, ma nella sua pedagogia si sente. Ma si può sapere cosa vuole fare? Partire subito. Sono anni che gli americani ci chiedono di andare da loro. E noi accontentiamoli.
Se la nostra pedagogia si diffonde anche in America, forse riusciamo a convincere il ministro. Si parte? Lui è Mario, mio nipote. Viene con noi. Buongiorno, Mario. Buongiorno. Mai va all'estero con un minorenne che non porta il suo nome? È un ragazzo che ho adottato, ma la legge non mi consente di dargli il mio nome, come lei saprà. Benvenuta. Lui è Mario, mio nipote. Salve. Ti interessi di pedagogia anche tu? Io? Sì, credo di sì. He is Maria's nephew and he's a pedagogue too. Il metodo non si vede. Quello che si vede è il bambino. È l'anima del bambino che, liberatasi dagli ostacoli, agisce secondo la propria natura. It's not the method that you see, but what you see is the child. And the child's soul, that once freed from all the barriers, will act according to its own nature. Mm-hmm. And is it true that Freud wrote to you saying that if all children attended Montessori schools, there'd be no work for psychoanalysts? È vero che Freud mi ha scritto che se tutti i bambini facessero le scuole Montessori non ci sarebbe più lavoro per i psicoanalisti? Dottoressa? Dottoressa, mi hai sentito? La domanda su Freud. Sì, è vero. Such a pleasure. What an honor to meet you. I'm pleased you came. A pleasure to meet you. It seems like excited to be here. Welcome to San Francisco. Miss Sullivan, intende finanziare l'apertura di alcune scuole Montessori in America. Grazie. Già le 11, che fine può aver fatto? È giovane, sarà andato da qualche parte a divertirsi. Se gli è successo qualcosa, vado alla polizia. Maria, queste persone sono venute qui per noi, da tutti gli Stati Uniti. Non mi interessa. Mio nipote è più importante di loro. È solo un ragazzo che sta facendo tardi la sera. No, ma non è da lui. Non è da lui. Comunque non possiamo lasciare la cena così. Io non ci riesco a starmene qui tranquilla a cena se non so che cosa gli è capitato. Perché l'ha portato con sé? Non lo conosceva, non lo sapeva che era così irrequieto. Se non tornasse... Tornerà. Sì, ma se non tornasse, noi riusciamo a rimandare la nostra partenza? Ma tornerà. È solo un ragazzo che ha conosciuto il mondo e la libertà tutti in una volta. Non sembra un suo parente. Dov'è che è cresciuto Mario fino adesso?
si può sapere dove sei stato? Ho conosciuto una ragazza bellissima. È di San Francisco. E allora? Mi sono innamorato. E l'America è meravigliosa, io mi fermo qui. Ma la conosci da appena un giorno, non hai nemmeno 20 anni. Il tuo posto è in Italia. E chi l'ha detto? Lo dico io. Sei solo un ragazzo. E cosa ne sai tu dell'amore, dell'America? Quanto basta. Non essere ridicolo. Non parli neanche l'inglese. Forza. Andiamo che la nave non aspetta noi. Io non vengo. Io mi fermo qui. Tu sei affidato a me. Ma la mia vita, non la tua. Ma non puoi chiedermi di dare il mio consenso ad una cosa del genere. Io non ti sto chiedendo nessun consenso. Io non sono un figlio che chiede il permesso alla madre. Anche perché non ho una madre. Scusami, scusa. Non hai neanche avuto il coraggio di dire alle tue amiche che sono tuo figlio. Non potrebbero capire. Neanche io ti ho capita. Mario! Mario. Mi dispiace. Andiamo. È venuta a trovarci la dottoressa Montessori. Ciao Maria. Maria, Maria. Vuoi venire a controllare gli ultimi lavori dei bambini? No, oh, mi fido, sei la direttrice migliore di Roma. E Mario? Ti manca, vero? Ma non mi ha risposto alle mie lettere. Non devi sentirti sola. Stai facendo molto. E per tanti. Ma... non basta. Sono stata convocata al ministero. Ordine di Mussolini. Non può dire nulla sulle nostre scuole. Sono tutte private. E i nostri allievi agli esami di licenza elementare sono sempre i migliori. No, ma... non credo che sia per questo. Buongiorno. Voi? Pensavate che mi fossi dimenticato? Prego, accomodatevi. Forse il nostro grande sogno si avvera. Sapevate che il Duce non fa altro che parlare di voi? Non mi interessa di politica. Mussolini vuole che voi apriate nuove case dei bambini, a centinaia, e che si inauguri una scuola
per la formazione di personale docente specializzato. Ora il nostro governo vuole una scuola all'avanguardia, come in nessun'altra parte del mondo. Che cosa è successo, dottor Carpi? Avete cambiato idea su di me? Vedete, il Duce mi ha insegnato a guardare più lontano. Voi avete aperto 20 scuole in Spagna, più di 100 in Olanda, in Inghilterra, negli Stati Uniti. E persino in Germania siete ormai considerata un'autorità indiscussa nel campo dell'educazione. Per questo Mussolini qui in Italia intende darvi carta bianca. E così, finalmente, il vostro grande progetto s'avvera: formare una nazione intera sulla base dei vostri principi pedagogici. Il Duce conosce la mia pedagogia? Certamente. Certamente a grandi linee, ma lui è un intuitivo. Ecco, se volete un consiglio spassionato, se poteste rivedere alcuni dettagli alla luce di quello che il Duce ha insegnato all'Italia, sarebbe meglio. Quali dettagli? Beh, gli alunni maschi che lavano i panni e i piatti, ad esempio. Ma non mi avete appena dato carta bianca. Jacopo! Pio! Giorgio. Studio sulla psicologia della relazione tra madre e figlio. Ho letto il titolo, per questo ero incuriosito. Non vuoi sapere perché sono tornato? Sei qui con me. Non è importante perché. Con quella ragazza mi sono sposato e ho divorziato. Mi dispiace. Non poteva funzionare. Eravamo due ragazzini impreparati al matrimonio. In questi anni ho capito tante cose. Voglio stare con te. Davvero? Ho studiato, sai? Sono diventato un medico, come te. E ho anche capito quanto è importante quello che fai e mi piacerebbe aiutarti. Ah sì? Allora dovrai continuare a studiare molto. Dovrei metterne uno anche nella tua scuola? In Italia c'è il fascismo, lo sapevi? Io sapevo che tu eri una persona libera. Il fascismo, come tutti i governi, passerà. Ma le cose buone fatte resteranno per molto tempo. Noi abbiamo almeno il dovere di provare, Mario. Tu guardi troppo lontano. Io credo che questo paese abbia bisogno di qualcosa subito. Di cosa? Di dolore? Di altra violenza? Promettimi che qui in Italia non ti occuperai di politica. Promettimelo, Mario. Buongiorno, dottoressa Montessori. Buongiorno. Sono già tutti in aula. E questa sarebbe la tua nuova scuola? Questo è solo un corso di formazione, la scuola sarà bellissima. Assisterete anche voi al corso, signor? Mario. Mario Montessori. Ah, siete parenti? È il mio assistente. Ed è anche mio nipote. Andiamo. Non mi piace farmi aspettare. Buongiorno. Come, come. Prima di cominciare a riepilogare i fondamenti del mio metodo, mi piacerebbe fare la vostra conoscenza. Voi avete un compito molto importante. Sarete i docenti che lavoreranno in questa scuola e che formeranno una generazione di insegnanti completamente diversa da qualsiasi altra si sia mai vista in Italia. Voi, per esempio, vi chiamate? Camerata Marini Massimo.
Ma si può sapere chi mi avete mandato? Si tratta di persone selezionatissime. Selezionate da chi? Dal partito? La maggior parte di loro non ha nessuna preparazione, non dico pedagogica, ma nemmeno di cultura generale. Che male c'è a servirsi di gente semplice del popolo italiano? Anche voi a San Lorenzo vi facevate aiutare da persone senza istruzione. Ma questa non è una casa dei bambini, è una scuola di livello universitario per formare insegnanti. Voglio essere io a scegliere il personale. Vi ho preparato un elenco con altri nomi. Fra poco inaugureremo solennemente l'anno accademico e non ci sono i tempi per fare dei cambiamenti. Basta rimandare l'inizio delle attività didattiche. Ricordate che la Regia Scuola Magistrale di Metodo Montessori è finanziata con i soldi del governo. Ma porta il mio nome! E allora cercate di migliorare gli allievi che avete, invece di venire qui a perdere tempo. Non finisce qui. Voglio sapere tutto su quest'uomo. Chi è, dove vive, che studi ha fatto. Perché lo chiedete a me? Perché vi conosco da tanti anni e mi fido di voi. Vi sto chiedendo solo qualche informazione su gente per bene che non ha niente da nascondere. Di cosa vi preoccupate? E poi mi sembra che voi in questi anni abbiate fatto ben di peggio. È tardissimo, ti aspettavo per cena. Dove sei stato? A chiacchierare, con degli amici. E non mi sono accorto del tempo che passava. Deve essere stato un discorso appassionante. Ma non t'annoia a fare sempre lo stesso gioco? Possiamo fare una partita insieme? Preferisco i solitari. Prova almeno. Non mi piace perdere. Anche i solitari non riescono sempre. Non mi piace perdere con gli altri. Arriva il momento in cui bisogna accettare la sconfitta. Lasciamo questo paese. In questo paese sono state aperte 80 nuove case dei bambini, Mario. Ma non saranno mai come le vorresti tu. Io non mi arrendo senza lottare. Già, me l'ero dimenticato. Mario! Io lo so dove vai. Vedo cosa leggi. Avevi promesso di non occuparti di politica. Io vorrei solo capire se ogni tanto il tuo grande progetto pedagogico può essere meno importante delle persone che ami. È la mia vita. E io? Cosa sono? È una domanda assurda. Finalmente ho capito. Perché mio padre ti ha lasciata. Allora voglio chiedere perché ha abbandonato anche te. Chi siete? Dovrei parlare con il dottor Giuseppe Montesano. Vi sembra questa l'ora di presentarvi in casa di altri? È una questione urgente. Attendete. Grazie.
Che cosa volete? Posso entrare? È tardi. Io non vi conosco. Le chiedo solo pochi minuti. E allora, giovanotto, immagino abbiate un motivo più che valido per disturbare a quest'ora della sera. No, non c'è. Chiudi la porta che fa freddo. Sarà stato uno dei tuoi matti, poveretto. Questo lo offro io. Perché? Non si deve disturbare. Voglio festeggiare. Oggi ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi e mi ha detto di sì. Vedo lei che è una donna che le vuole bene. Perché? Voi non avete una donna? A dir la verità, una ce l'ho anch'io. E l'amo tanto. E lei? Non lo so. Ho sempre altro a cui pensare. Mi lasci? Mi lasci stare? Faccio da me. Non ho bisogno di nessuno io. Cosa siete riusciti a sapere? Il dottor Mario Montessori è in contatto con gruppi antifascisti. Riceve e diffonde stampa clandestina di matrice socialista. Come questa. Fantastico. C'è abbastanza per incriminarlo. E avete avuto conferma sull'esistenza di una relazione tra i due? Vivono insieme e sono molto legati. Non penso ci sia dell'altro. Credetemi. Quella donna non è certo la santa che ha sempre voluto far sembrare di essere. È tutto? No. Mario Montessori ha portato per lungo tempo un altro cognome, Montesano. È figlio illegittimo di un certo Giuseppe Montesano, re di una cattedra di psichiatria all'Università di Roma. Ne avete le prove. Bravo. Farò menzione di voi al vostro superiore. No. Preferirei di no. Non mi avete più fatto sapere niente sui nuovi docenti che vi avevo chiesto. Il dottor Mario Montesano non vi ha accompagnata questa volta? Meglio così. Vi ricordate in che anno ci siamo conosciuti? Che anno era? Non lo so, non vedo che importanza abbia. Era il 1898. Strano che non lo ricordiate. Fu un anno importante per voi. Lavoravate con il professor Montesano. Avevate uno strano rapporto, grandi intese, litigi violenti e poi quel vostro pallore quell'inverno. Che cosa volete da me? Solo ricordarvi che per essere così inflessibili bisogna essere senza peccato.
A me non interessano i vostri errori di gioventù, ma non vi permetterò di rovinare i nostri progetti. L'inaugurazione è imminente. Non c'è solo il vostro nome in questa scuola. C'è anche il mio. Ho addosso gli occhi di tutti, del duce, del ministro. E allora, voi siate leale con me. Io lo sarò con voi. È tornato il signor Mario? Non ancora. Cosa c'è? È venuto un signore, l'ho fatto accomodare. Giuseppe. Che cosa vuoi? L'altra sera un uomo è stato da me. Mario. Maria, che cosa sta succedendo? È più facile farsi amare dagli allievi che dai figli. Dipende da che genitori si è stati. Io ho messo il mio lavoro e i miei progetti davanti ad ogni cosa. Forse ho sofferto meno di te. Se mi guardi indietro, non mi è rimasto niente. Tu sei diversa. Io e te ci somigliamo più di quanto credessi. No, non credo proprio. Oggi, con grande entusiasmo, in esecuzione della precisa volontà del capo del governo, del duce della rinascita italiana, diamo ufficialmente inizio al nuovo anno accademico di questa scuola, che finalmente darà all'Italia, dopo il primato civile ed artistico, anche il primato nell'educazione. Do la parola alla dottoressa Montessori. Cosa posso dire di adeguato a tanta grandezza? Niente. Lasciate che taccia. E adesso? Se n'è andata. Ma perché se n'è andata? Una cosa assurda. Dottoressa Montessori, si può sapere che cosa vi è saltato in mente? Vi ho solo dato le mie dimissioni. E togliete pure il nome Montessori dalla scuola. Non ha più molto senso, non vi pare? Guardate che voi non siete più nelle condizioni di fare come volete. Non vi preoccupate. Tutto il male che potevate farmi me lo avete già fatto. Ne siete sicura? Non so se è possibile.
Scusate, sono liberi questi posti? Sì. Che succede? Salite, il treno è questo. La polizia. Iniziate da questa carrozza. Fermo. Ci faranno ripartire se vuoi. Tu controlla le carrozze in fondo. I vostri documenti, per favore. Sì. No, io so già chi siete voi, dottoressa Montessori. Perdonatemi, ma ho l'ordine di fermare il vostro assistente. Sono pronto. Andiamo. No. Allora arrestate anche me. Non è il mio assistente. È mio figlio. Come dite, scusatemi? È mio figlio. Sono saliti su questo treno, li hai trovati? No, non sono in questa carrozza, vai. Noi ci conosciamo. Mia madre vi regalò un mazzo di fiori una volta. Grazie per tutto quello che avete fatto per me. Chi è quell'uomo? Mamma. Un bambino. Nei bambini, in tutti i bambini del mondo, si nasconde la speranza di un mondo diverso. Se nonostante tutto, oggi qualcuno crede che nel bambino c'è già l'uomo di domani, questo si deve a Maria Montessori, mia madre.